Cosa ci lascia Iole come testamento e testimonianza di cui farne tesoro? Anzitutto la dignità, la delicatezza e la riservatezza nel gestire la sua vita personale e pubblica, non cedendo alle provocazioni a cui il mondo attuale, soprattutto quello dei social, ci sottopone. Il coraggio con cui ha affrontato la malattia, non facendola mai di fatto pesare sul suo lavoro e sull'impegno politico e amministrativo. La malattia ti dà tanti dolori, amava dire, ma ti fa un grande regalo, ti fa conoscere la libertà, ti aiuta a non avere paura di niente. Questo è uno dei passaggi più significativi dell'arcivescovo di Cosenza Francesco Nolè durante l'omelia nel ricordo del presidente della regione Iole Santelli, scomparsa a 51 anni tra mercoledì e giovedì scorso. Il rito funebre si è svolto nella chiesa di San Nicola, a pochi passi dall'abitazione della Santelli, al quale hanno perso parte le più alte cariche dello Stato. Una donna schietta, autentica, innamorata della sua terra, la Calabria. Appena venne eletta presidente della regione, mi dichiarò subito la volontà di collaborare con il governo con massima lealtà nell'interesse dei suoi conterranei. E così ha fatto, con impegno, grande sensibilità e forza d'animo. Questo è il ricordo del premier Conte presente ai funerali. Anche il presidente del Senato, Casellati, ha voluto sottolineare la figura del primo presidente donna della regione Calabria. Un grande dolore per una grande donna, intelligente, coraggiosa, visionaria, lungimirante. Una delle ultime volte che l'ho sentita al telefono, le ho chiesto se avesse paura del Covid. Mi ha risposto, no, perché lotto tutti i giorni con la mia malattia. Una giornata di profonda tristezza a Cosenza prima e durante la messa cerimonia. Il feretro poi è arrivato in serata nella piazza San Francesco di Paola nella cittadella regionale a Catanzaro. Ad attenderlo numerose autorità politiche e civili, ma anche tanti dipendenti della regione e semplici cittadini. A fare da sfondo sulla facciata esterna del lato maestrale della cittadella è stata proiettata una grande immagine del presidente Santelli.